Dunisiani, come vedete, siamo in un nuovo gioco che è chiamato Bad Minecraft. È praticamente, fa parte dello youtuber, l'ha creato praticamente lo youtuber che si chiama Steven, è uno youtuber americano. Io ho visto il suo video, è molto bello. Ho rotto tutto. No, ok, ci siamo. Allora, praticamente, cos'è che dobbiamo fare? Vedete, ci sono gli zombie schifosi. Allora, praticamente, questo tizio, cos'è che ha detto? Ha detto, facciamo un gioco di Minecraft che prima di tutto ci spacca i timpani. Dicevo, ha detto, mi hanno ucciso gli zombie. Ha detto, facciamo un gioco di Minecraft che praticamente, no, cioè è tutto quanto fisicato e che è impossibile da giocare. Perché ovviamente si sa che Minecraft è molto divertente perché la fisica non esiste. Infatti quando adesso io vado qua e spacco questo albero, guardate cosa succede, lo spacco e guarda, cade. Ha una fisica, come vedete, una cosa incredibile. Qua, questa è una pistola che adesso userò per distruggere questo zombie, pure questo. Che non si permetta mai più questo zombie schifoso. Comunque, se vedete quella in basso è la vita, e la vita fa malissimo. Però praticamente, vedete, posso... Questa cosa non è possibile, lo sapete, vero? Ah! Avete visto perché erano attaccati, era per quello. Praticamente questo, tutti gli alberi cadono perché c'è la fisica, guardate pure i blocchi. È tutto un casino, e ci sono pure le pistole. Cioè, voglio dire, quando mai nell'universo di Minecraft è stata mai creata una cosa di questo tipo? Minecraft con la fisica, io non l'ho mai visto. Guardate che bello. E io posso raccogliere tutte ste robe. Stiamo attenti. Allora, qua ovviamente in questo Minecraft possiamo anche scendere sottoterra, ma chiaramente è impossibile. Però adesso guardate, adesso facciamo così. E soprattutto, no, sto rompendo tutto. Aiuto. No, per favore no. Ok, siamo tranquilli. Ci siamo, ok. Oh mamma mia. Allora, fermi un attimo tutti quanti. Stavamo per morire proprio di un male, ma di un male. Che porca miseria, è stata una cosa impossibile da gestire. Però, ora, Dunisiani, dobbiamo scendere nel sottosuolo e vedere cosa questo gioco ci nasconde. Quali sono i segreti e quali sono le magie che intercorrono, no? Non so che cosa sto dicendo, fate finta! Ma sentite sopra, sopra di noi ci sono una serie di zombie che vogliono ucciderci. Ora userò la pistola, perché la pistola si può usare... Questa cosa non l'avevo vista, perché io l'ho già provato per un po', ma io non avevo mai visto una caverna su questo gioco. Vediamo che cosa nasconde, cosa c'è nascosto in questa caverna. L'ho giocato solamente una volta appunto per provarlo prima di registrare. Vedete, è impossibile da giocare, cioè porca miseria, perché poi salti ed è tutto scemo sto personaggio. È veramente una fatica giocare a questo gioco, che veramente mi sta venendo il fiatone. Oh mamma mia. È il fiatone proprio. Vedete qua, praticamente questo è il crafting. Con un diamante possiamo creare una pistola. E voi direte, Duni, solo questo c'è? Sì, solo questo. È ancora abbastanza incompleto questo gioco, però è un concept molto carino. Porca miseria. Eccoci, ho rotto tutto, vero? Allora, dobbiamo andare sottoterra e trovare i diamanti. Così vi faccio vedere come si crafta la pistola. Magari cerco però di non spaccarvi i timpani nel frammentare. Voi che dite? Forza. Ho trovato un diamante, sono troppo pro. Non si vede niente. È un casino. No, Dunisiani. Oh mio Dio. Aspettate che mi sono stancato di nuovo. Strizza la pizza. Vai via. Scusatemi, non lo faccio mai più. Probabilmente devo chiamare uno psichiatra. Devo parlarne con qualcuno di importante. Ah, aiuto, sto rompendo tutto di nuovo. Però sto trovando un sacco di... No, un sacco di diamanti. Questa cosa in Minecraft non è mai succede in Minecraft. Questa cosa non succederà mai e poi mai in Minecraft, di trovare così tanti diamanti tutti in una volta. Avete visto? Abbiamo preso un sacco di diamanti. Addirittura 14 diamanti. E con un diamante possiamo creare una pistola. Quindi noi ora possiamo... Ma io, scusate, cioè mi chiedo, ma con i diamanti si può fare solo questo? Perché praticamente qua non è che c'è un inventario. Cioè io posso premere tipo tutti i tasti dell'inventario, ma questa cosa non... Cioè, nel senso, non succede. Io sto premendo tutto praticamente, ma non sta succedendo niente. Cioè, mi chiedo come... Cioè, capito? Boh. Però... Ora dobbiamo risalire in superficie, quindi direi di fare un taglio. Dunisiani, abbiamo raggiunto qua la fine. Adesso ci saranno una serie di... Che siete pazzi? No, sono pazzi, cioè raga, no. Un attimo.
là là, va bene, poi... E poi, no, scusate, seriamente, ma cioè, che caspita è la strage dei... non posso, non riesco a salire, una... Non... Allora, dobbiamo risalire da questa parte. No, 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 dai, no, no, non è possibile, non è possibile. Non è possibile, cioè, scusatemi, ma non è fattibile come cosa, cioè, vi rendete conto? Cioè, sono troppi. Non... Allora, madonna, adesso vi ammazzo proprio tutti. Tutti dal primo... No, è impossibile, cioè... Come faccio io a salire? Come faccio? Ditemelo, dai, ditemelo. Sali, oh creatura del male, sali. Adesso raga, non è fattibile, cioè vi rendete conto? Posso uscire? Posso? Porca di quella miseria. Madonna, vi uccido. Madonna, non è possibile, non è fattibile una cosa di questo tipo, raga. No, 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 cioè non, io non lo accetto proprio. Non lo accetto. No, seriamente, c'è stato un parto. C'erano 30.000 zombie qua. C'è stata... No. Ma che siete pazzi? Cioè, avete visto quanti caspita sono? Ma muori tu, ma chi caspita ti vuole? Ma cioè, scusami, ma ti pare che io ti vedo e non ti uccido? Eppure tu, ma vai a quel paese. Brutto schifo, guardate che schifo questi zombie. Questo Minecraft, raga, è impossibile. Se volete, vi posso lasciare il video in descrizione. Così lo provate, avete visto? Ci sono pure quelli che vi fanno i jumpscare. È impossibile, lo potete provare se volete. Vi lascio il link della persona che ha fatto questo video in descrizione, se volete andate. Mamma, cioè, è una cosa impossibile. Cioè, porca miseria. Andate là, nella sua descrizione, poi c'è il link del gioco. Io ovviamente non vi metto il link del suo gioco nella mia descrizione, perché sarebbe un po' una cosa da non fare. Però vi metto il link del suo video, perché mi sembra giusto. E così almeno potete andare a vederlo. No? È molto, molto bravo lui come youtuber. Aiuto, no, veramente, cioè, Però, allora, devo dire che c'è una cosa molto soddisfacente di questo gioco. È uccidere gli zombie. È bellissimo, guardate. Pam! Vedete, c'è una... Poi potete correre pure. Un sacco di cose potete fare. Tipo, potete correre, potete spaccare gli alberi e basta, veramente. Potete anche andare sotto in miniera dove non troverete niente. Sembra... Avete presente il primo Minecraft? Uguale, praticamente. Cioè, tipo, il Minecraft delle versioni, tipo... pre-alpha, no? Non so se avete presente. Sembra questo, però con la fisica. Voi direte, ma scusa, Madunis, ma che caspita stai dicendo con la fisica? Cioè, ma che cosa? No, però è bellissima. A parte che sto facendo una strage, però... Io direi di prendere del legno e costruirci tipo una casetta. Perché sì, si può anche costruire una casetta. Adesso, mamma mia, faccio... No, però, scusate, devo usare la pistola per forza. Per forza devo usarla. Allora, ma vedete, porca miseria, bellissimo. Cioè, allora, adesso cos'è che vado a fare? Vado a distruggere tutto questo legno. Poi me lo prendo e inizio a creare una casetta piccola, e non deve essere grande. Anche perché questa è una breve dimostrazione di quello che si può fare. Cioè, si può usare la pietra, si può usare la terra e si può usare il legno addirittura per creare la casa. Cioè, quante cose. Una roba pazzesca. Allora, praticamente... No, vai via. Chi ti vuole? Chi ti conosce? Ti ho mai visto? No, seriamente sto facendo una strage di persone qua. Ok, ma guardate, c'è una roba pazzesca. Ok, perfetto. Sto facendo un sacco di cose qua, raga. Cioè, qua adesso diventa un regno. Avete presente l'impero? L'impero su Minecraft diventerà. Guardate, adesso costruiamo. Fatemi sapere se volete vedere io che costruisco una casa più difficile su questo gioco. Perché qua non c'è la versione creativa, raga. Qua è tutto quanto difficilissimo di suo. E poi ci sono sti alberi che non... Cioè, si rompono tutto quanto. Che robe pazzesche. Madonna, ma... che fastidio che... Sto morendo. A parte anche il mio PC sta morendo, perché io lo sento da qua che tipo fa... Che urla tipo... Aiuto! Io lo sento, Chiunque sente il suo PC. Secondo me anche voi riuscite a sentirlo se sto zitto. Però è meglio che non lo sentiate, perché è una scena molto macabra, poverino. Perché secondo me questo gioco è abbastanza difficile da mandare avanti. Anche perché è fatto con Unity, quindi... Che motore grafico... no, vabbè, ma... Cioè, allora... Non riesco a craftare niente così, Non riesco a costruire niente se continuano ad arrivare sti zombie. Allora, io devo costruire una casa. Me la fate costruire, mannaggia voi, alle vostre chiappette. Adesso spacco qualcosa, comunque. Basta, ma quanti sono? Ma non è possibile. Su. Ma poi, scusate, ma seriamente, cioè, io piazzo il blocco. Mi sto innervosendo... Dunisiani, mi sto innervosendo tanto. Ma tanto mi sto innervosendo. Non sto riuscendo a costruire niente. Posso... Perché qua?
No, no, no. Dionisiani, questo video può finire qua. Io adesso spacco veramente qualcosa, perché oltre al fatto che non mi fanno costruire, oltre a questo fatto qua, però praticamente no, 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 non è possibile. Non è possibile, non è possibilmente possibile, per non dire qualcosa di brutto. Non è... Mi stanno... Madonna! Ma te muori, brutto schifoso! Oh! Allora, seriamente, qua... Sto per rompere tutto, Dionisiani, non è possibile. Andate a giocare questo gioco perché proverete il nervoso che sto provando io in questo momento. E chiunque per capirmi deve provarlo, creature del male. Chiunque oserà creare questi giochi sarà dannato all'inferno di Dunis. Oh. Scusate, basta, no, non è possibile, vai a quel paese, cioè, insomma, non so se ci rendiamo conto, Dionisiani, ma mi ha fatto letteralmente scoppiare 30 vasi sanguigni e 40 arterie finora, è stata una cosa impossibile da giocare, oh, veramente, basta, questo gioco io non lo porterò mai più. Se volete vedermi che mi innervosisco, mi raccomando, non lo so, condividete il video, lasciate like, iscrivetevi soprattutto al canale e commentate tante volte "portalo", perché così io so di portarlo. Se non fate queste cose io non lo porto più, non mi vedrete mai più così tanto arrabbiato in tutta la mia vita. Se volete portare, cioè, insomma, scrivetemi queste cose, fate tutte cose, vabbè, avete capito, no? E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Dionisiani.